Beh, quell'operazione, me lo ricordo bene, giovane cronista, la chiamarono giusta causa, gli Stati Uniti d'America, nel muovere guerra a Panama, nel muovere le truppe per occupare il canale e per sloggiare il dittatore, cara de Pigna, Manuel Noriega, faccia d'ananas, perché quel volto di meticcio era stato butterato dal vaiolo. Sono tante le lezioni che si possono trarre. Certamente era un malamente quel politico, che era stato un militare e un agente della CIA, ma bisogna saper valutare le decisioni delle grandi potenze anche. E questo ci riporta all'oggi, perché oggi come ieri vediamo che le grandi potenze, gli Stati Uniti d'America prima fra queste, sanno abbandonare gli alleati. Noriega era stato un alleato a lungo, non venne più considerato tale. Oggi vediamo che altri alleati sono stati abbandonati. Quest'altra operazione di guerra si chiama Sorgente di Pace, non è un'invasione condotta direttamente da truppe americane, la fanno i turchi con un placet iniziale dell'America, ma sempre lì stiamo. Non si generano processi di bene quando a parlare sono le armi e a decidere una politica cinica. E perdiamo.